Questo e per non molto altro, considerandola comunque un passo importante lungo un cammino da compiere ancora lungo ed irto di difficoltà, che, come negli anni 50 e 60 nel Mezzogiorno, saranno superate solo se e quando una risoluta azione pubblica, repressiva e dispettiva si accompagnerà ad una ripresa dell'iniziativa sindacale di massa, quella che in passato ha emancipato masse sterminate di diseredati meridionali, costruendo una straordinaria stagione di civilizzazione per l'intero nostro Paese. Grazie, deputato Placido. Adesso la parola alla deputata Polverini. Prego. Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Io vorrei iniziare il mio intervento con le parole pronunciate in aula dal relatore onorevole Miccoli, quando ha parlato di ritardo abissale rispetto al varo con il quale appunto siamo arrivati al varo di questo provvedimento. Un ritardo abissale per tanti motivi. Tanti motivi che vengono dal passato, ma tanti motivi che vengono anche da quando, lo scorso anno, nel mese di settembre 2015, alcuni di noi, sollecitati non soltanto da quello che avevamo appreso rispetto alle cronache dei famosi 4 decessi nella sola regione Puglia tra i braccianti impiegati nella raccolta di pomodoro, che ricordo non erano soltanto lavoratori immigrati ma c'erano anche italiani, donne in particolare. Dicevo, sollecitati da alcuni di noi che a fronte di quelle drammatiche notizie di cronaca si erano recati personalmente anche per vedere qual era la condizione nella quale queste persone lavoravano. Bene, nel settembre quindi del 2015, insieme a colleghi di maggioranza e di opposizione, arrivavamo a sottoscrivere una risoluzione unitaria molto impegnativa, prima firma Capozzolo, alla quale si aggiungeva poi quella di Zaccagnini, Rizzetto, Labriola, Polverini, Simonetti, Bernini, quindi tutto, come si diceva una volta, l'arco costituzionale. Una risoluzione che fu votata, come pure è stato ricordato, in commissioni riunite 11ª e 13ª all'unanimità. Per quella risoluzione noi ascoltammo gli attori sociali che operano all'interno del settore agricolo. Abbiamo avuto l'onore anche in quel momento di ascoltare il ministro Martina, chiedemmo di intervenire con urgenza e lì forse rispetto alla risoluzione che volevamo portare in aula ci aspettavamo poi un impegno appunto d'urgenza e quindi un decreto legge. Non soltanto la nostra risoluzione non è arrivata in aula, ma abbiamo visto invece da parte del governo un'azione sì legislativa, ma attraverso un disegno di legge che quindi ha comportato i tempi con i quali oggi ci stiamo confrontando. Devo dire che in quel momento, rispetto ad alcune grandi questioni, in particolare la rete famosa della quale questo provvedimento in più parti parla, ecco, i dati che avevamo avuto dal ministro Martina, cioè di 180 imprese che avevano aderito su 2000, ci avevano lasciati abbastanza perplessi e ci lascia quindi molto perplessi il fatto che comunque rimanga uno degli strumenti principali di questo disegno di legge. Però qual è il punto sul quale io ho fatto fatica a confrontarmi con questo provvedimento? Che questo provvedimento nasce probabilmente da un'attività positiva di tutti i gruppi parlamentari, come ho ricordato, nelle commissioni 11ª e 13ª, quindi la Commissione Lavoro e la Commissione Agricoltura, per poi approdare come disegno di legge invece alla Commissione Lavoro per la parte quasi probabilmente diciamo più importante che quella ispettiva, ma anche quella dei contratti nazionali. L'unica diciamo cosa positiva che vedo è che l'attività della Commissione del Lavoro ha comunque in qualche modo lavorato bene in quella direzione, non è riuscita altrettanto nella questione ispettiva, ma appunto si aggiunge la Commissione Giustizia, che per carità
va benissimo, avevamo chiesto in quella risoluzione anche l'introduzione di un reato specifico e quindi c'è stata la modifica del codice, ma scompare completamente l'attività, se non come commissione, diciamo, che dà un parere sicuramente non primario, quella agricoltura. Dico questo perché? Perché, come è stato già detto da alcuni colleghi, e io mi sento di condividere totalmente, qui manca la filiera agricola, qui manca la capacità degli attori che sono all'interno della filiera agricola di dare un contributo positivo a che questo Paese possa veramente dividere le imprese sane, quelle che lavorano, quelle che pagano i contributi, quelle che mettono in campo la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli che non rischiano mai il reato penale perché convinti di lavorare nel giusto e lo fanno veramente, e invece tutta quella platea di imprese fantasma che nascono per poi scomparire soltanto dopo poche settimane, evadendo non soltanto contributi previdenziali e fiscali, ma soprattutto evadendo tutte le norme, anche le più minime norme di natura penale appunto, ma anche di regole del lavoro. Quindi è questo, secondo me, lo dico al Ministro, quello che manca. Come anche manca, è mancata la volontà da parte di questo Governo di ampliare la sfera degli attori che potevano, ripeto, dare un contributo positivo e fattivo nella risoluzione di questa tragedia con la quale ancora ci confrontiamo. E c'è stata quindi per legge la volontà di sclerotizzare quel tavolo, la cosiddetta cabina di regia, quei soggetti che sono già attori protagonisti evidentemente, ma che se non hanno potuto dare contributi positivi ad oggi, immagino non potranno darli domani. Non è un caso se abbiamo 400.000 lavoratori che operano potenzialmente in condizioni di schiavitù e 100.000 che sono veramente assoggettati a gravi comportamenti da parte dei loro caporali. E allora io non posso apprezzare fino in fondo questo provvedimento, pur avendo provato a dare un contributo positivo. Lo apprezzo laddove si riconduce comunque l'attività in agricoltura ai contratti nazionali di lavoro, quindi un lavoro ben fatto dalla Commissione Lavoro. Non lo apprezzo laddove non siamo stati capaci di mettere in condizione gli agenti ispettivi di operare. Guardate, se voi andate adesso in una campagna non soltanto della Puglia o della Sicilia, voi non troverete gli ispettori del lavoro, non troverete gli ispettori dell'INPS, non troverete gli ispettori delle ASL, ma se noi, come in questa legge, diciamo che il tutto deve avvenire a costo zero e addirittura laddove parliamo dell'INPS lo facciamo con un articolo specifico, io mi domando come pensiamo soltanto attraverso un provvedimento penale, ripeto, che non ha le regole giuste per poter discriminare le imprese sane da quelle non sane, mi domando come pensiamo di porre un rimedio a questa piaga. Quindi io penso, caro Ministro, che si poteva fare molto di più, avevamo il dovere di fare molto di più, avevamo il dovere di fare molto di più per quanto riguarda i controlli, avevamo il dovere di fare molto di più per quanto riguarda il trasporto. È vero che ci sono delle norme in questo disegno di legge, ma che poi sappiamo bene non porteranno realmente alla luce quelle tragedie di cui stiamo parlando. Non abbiamo fatto nulla. E lo dico a lei, Ministro delle Politiche Agricole, per condizionare la filiera in senso positivo. Non abbiamo introdotto nulla che guardi ai prezzi, ai costi di produzione, a quanto deve essere riconosciuto ai produttori, a quanto i prodotti debbono essere venduti. Non abbiamo valorizzato quella filiera che pure è un fiore all'occhiello del nostro Paese. Siamo italiani. Non perdiamo occasione per andare nel mondo a parlare del Made in Italy, e quando parliamo del Made in Italy la parte agroalimentare ha una veramente rilevanza straordinaria. Allora perché a fronte di questo abbiamo voluto mettere in campo soltanto un provvedimento punitivo che, laddove, ripeto, ci sono aziende, imprese fantasma, va bene, ma non siamo stati in grado
di mettere in sicurezza la parte buona del mondo imprenditoriale e di distribuzione che opera in questa filiera. E poi rimangono tante questioni aperte in quello che era l'impegno che noi chiedevamo al Governo nella nostra risoluzione. E allora glielo dico veramente con il cuore, Presidente e Signor Ministro, a noi dispiace non poter dare un voto positivo a questo provvedimento, perché abbiamo operato anche insieme al collega Russo all'inizio di questa legislatura per dare una risposta veramente strutturale e sinergica fra i vari soggetti. Ciò nonostante, siccome riteniamo che siamo un paese civile e che non possiamo più permetterci di vedere persone che vengono a lavorare, italiani o immigrati, che siano in condizioni di schiavitù, daremo un voto di astensione, augurandoci di poter fare di più e meglio magari nel proseguo di questa legislatura. Grazie. Bene, grazie deputata Polverini. Adesso do la parola al deputato Massimiliano Bernini. Prego, deputato. Grazie, Presidente. Eccoci alla fase finale di questo provvedimento che, come abbiamo avuto modo di dire ieri in discussione generale, viene da molto lontano e porta su di sé il peso ed il sacrificio di migliaia di persone, uomini e donne, italiani e stranieri, impegnati nel duro lavoro della terra. A sottolineare ancora una volta che il settore primario è caratterizzato per lo più da lavori usuranti e pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che i controlli da parte degli organi di vigilanza debbono essere più intensi e scrupolosi, perché è in gioco la vita stessa di chi lavora. Dobbiamo essere onesti intellettualmente. Questo DDL è un primo passo importante fatto a livello normativo per la lotta contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento.